E ciao a tutti ragazzi, sono Carred e benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi nuova puntata del mercato che farei e oggi tocca alla Juve. Alla Juve come modulo ho deciso di fare un 3-5-2, ovviamente sempre con Allegri. E l'obiettivo è quello di puntare alla Champions. Come budget, raga, io ho messo 20 milioni perché penso che se ci sta questo cambio di proprietà, penso che la nuova proprietà 20 milioni a gennaio li spende. Partiamo dalla porta dove in porta c'è Szczęsny, Perin, Pinzolio e io rimango così. In difesa abbiamo Bremer, Gatti, Bonucci, Rugani e per ora non farei nulla. Anche perché, raga, lo sapete, io gli acquisti e le cessioni le dico dopo. Sugli esterni De Ciglio, che lo vendo a 5 milioni. Alessandro, anche lui a 5 milioni. Kostic, che me lo tengo. Danilo, me lo tengo. Quadrato, me lo tengo. Richiamo dal prestito Luca Pellegrini e me lo tengo. Mezzali mediani, quello che vi pare, perché c'è il mediano più le due mezzali, quindi l'ho messo tutti insieme. Abbiamo Locatelli, Paredes che non lo riscatto, Pogba, McKennie che lo vendo a 20 milioni, Rabiot che me lo tengo, Miretti me lo tengo, Fagioli me lo tengo, richiamo Zaccaria e me lo tengo, richiamo Arthur e lo vendo a 20 milioni, richiamo anche Rovella e lo vendo a 15. Come seconde punte abbiamo Ake, Chiesa, Di Maria, Sulle che lo vendo a 5 milioni e richiamo anche Kulusevski che lo vendo a 50 perché l'idea del Tottenham è quella di riscattarlo e venderlo a 50 milioni. A questo punto io me lo richiamo e me lo vendo io a 50 milioni. In attacco abbiamo Vlahovic, Ken, Milik che lo riscatto a 9 milioni e Kjaer Gerge che lo vendo a 5 milioni. Quindi andiamo a vedere le cessioni dove abbiamo De Ciglio 5 milioni, Alessandro 5 milioni, McKennie 20 milioni, Arthur 20 milioni, Rovella 15 milioni, Kulusevski 50 milioni, Kjaer Gerge 5, Sulle 5. Andiamo agli acquisti dove abbiamo riscattato 9 per 9 milioni Milik, mentre gli acquisti ufficiali sono Van Dijk a 50 milioni, Julian Alvarez a 32 milioni, Kanté 30 milioni e Ake, il difensore centrale, 24 milioni subito più 6 a giugno. Quindi andiamo a vedere la formazione. Cioè, la formazione titolare secondo me sarà Szczęsny titolare con Perin e Pinzolio. Difesa con Van Dijk, Bremer, Ake con Gatti, Rugani e Bonucci. Sugli esterni Kostic e Cuadrado con Luca Pellegrini e Danilo. Come mezzali Rabiot, Pogba con Miretti, Fagioli e Zaccaria. Mediano Kanté con Locatelli pronto a subentrare, come attaccante Vlahovic con Ken Milik pronti a subentrare, come mezzala Chiesa con Julian Alvarez, Di Maria e Ake. Però ricordiamo che se magari vuoi far riposare Cuadrado e Danilo magari è indisponibile, sull'esterno ci puoi far giocare Chiesa e Di Maria seconda punta o viceversa. Quindi troverebbero spazio comunque. Comunque raga, per questo è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con nuovi video. Ciao raga!